Ciao ragazzi, oggi voglio parlare della Dipladenia. Tra le piante rifiorenti di tutta la stagione primaverile estive è la pianta più venduta di tutte e anche la più rifiorente e anche la più resistente sia alla siccità che alle malattie. Infatti ogni anno ne vendiamo il doppio dell'anno prima. La particolarità della Dipladenia è che ha bisogno di tanta terra. La Dipladenia, più gli diamo del terreno, più questa lavorerà. Molto resistente alla siccità, infatti è una pianta che teme, a differenza dei gerani della surfigna, teme molto il ristagno idrico, può anche andare in sofferenza idrica per qualche giorno. Noi la andiamo a ribagnare, questa si riprenderà immediatamente. Fa, diciamo, delle liane che, se trovano un supporto, farà sì che la nostra Dipladenia si arrampicherà su, mentre se non troverà nessun supporto terrà un portamento, diciamo, ricadente. È una pianta che fiorisce da marzo fino alle prime gelate, è una pianta perenne, non è un annuale tipo il gerani o la surfigna, che se le ripariamo possono massimo durare un anno o due. La Dipladenia, se la ripariamo in inverno in una posizione luminosa, non troppo riscaldata, però che sia sempre sopra dei 5 gradi, così riusciremo a salvarla in anno in anno. Per esempio, se a novembre la potiamo molto e la ripariamo tipo in un garage, nelle scale dei condomini che di solito non sono riscaldate ma sono molto luminose, questa qui poi verso aprile così la mettiamo fuori, rivegeterà completamente, la potremo utilizzare anche per l'anno dopo. Una particolarità della Dipladenia è che ha una linfa molto caustica, quindi irrita le mani se andiamo a potarla, bisogna stare attenti un attimo ai bambini che non strappino le foglie, perché diciamo che ha questo succo bianco che è caustico e irrita molto la pelle. Ci sono diverse colorazioni, c'è rossa, rosa, si chiama anche Sundavilla, eccola qua bianca, è l'ultima a fiorire. Clienti che arrivano, che l'hanno acquistata l'anno prima, al solito cercano sempre la Dipladenia, le prenotano e abbandonano, diciamo, i gerani e le surfigne, che sono molto più delicati, specialmente al caldo. Questa è molto resistente al caldo e alla siccità.